ecco ragazze, allora vi faccio vedere dove siamo solo per farvi capire il concetto di questo giacchino si, sì, gaccino, va bene, va bene di questo giacchino allora noi abbiamo formato la prima parte e la seconda parte ok normalmente eh, si uniscono le due parti a me non piace unirle in questo modo e di fatti sia il giacchino eh, soffio di primavera che, eh, il giacchino Marina, comunque, si sì, ho trovato sempre il modo di non unirlo in modo proprio classico per, per far sì che calzi proprio bene il giacchino senza tirare da nessuna parte, ed è qui che voi sceglierete la vostra taglia. Attenzione! Allora, voi avete scelto. il la taglia della vostra manica cioè la misura della vostra manica a seconda ovviamente dello scalfo quindi tra l'ascella e la spalla l'avete scelta avete chiuso la vostra manica abbiamo proseguito con i giri più aperti che sono questi qua gli ultimi 1 2 3 e 4 che abbiamo fatto i ventagli più aperti e ci ritroviamo con le due parti ok io posso anche unirlo volendo posso anche unirle in questo modo ma mi tira da tutte le parti quindi non mi piace io farò due giri quindi due ventagli da questa parte e due ventagli ventagli si sì. e due ventagli da quest'altra e poi li unirò in centro come ho fatto per la manica ora questa è, corrisponde a una taglia 44 ok è qui che voi dovete prendere le vostre misure: cioè, se avete una taglia in più o in meno o in meno, ovviamente. Voi cosa farete? Fatevi aiutare perché io ho un manichino per fortuna che, che mi aiuta. Voi fatevi aiutare, posizionate tutte e due le parti sul vostro corpo. Se avete una 42, questo riuscite ad unirlo senza problemi e quindi lo chiuderete come io invece farò. Per la mia taglia che è la 44 quindi dopo aver fatto i due giri di ventagli di qua e di qua io lo chiudo e poi quindi voi vedrete come faccio a chiudere quella parte qui stiamo parlando solo del retro ok stiamo parlando solo del dietro il davanti lo guardiamo dopo quindi noi cosa facciamo dobbiamo lavorare con le cake qui ho tagliato il filo e eh? quindi voi tagliate il filo e a questo punto procediamo in, nel modo in cui vi dirò e, lavorate una cake una parte del dietro con l'altra cake dall'altra parte dietro ok in modo tale che dietro abbia le stesse sfumature ok per il davanti lo guardiamo dopo il, nel momento in cui eh, saremo sul davanti per ora preoccupiamoci solamente che la nostra spalla sia cada perfettamente ok e in questo momento ci mancano un bel po ci manca un po ci manca un pochino e quindi noi lo faremo in questo modo allora come lo calcolate Uh che bello come sei alto aspetta bene che lo mettiamo è un po troppo alto e non riesco a farvelo notare allora guardate bene la parte centrale è questa è questa dell'unione della manica ok quindi voi seguite la parte centrale vi troverete dove c'è il primo ventaglietto o petalo come lo chiamo io, poi abbiamo una maglia bassa, un petalo e una maglia bassa. A questo punto mettete un segnapunto, proprio qui. Stessa cosa voi farete dall'altra parte. Quindi abbiamo seguite la linea di congiunzione, vi troverete il ventaglietto, la maglia bassa, il ventaglietto, la maglia bassa e qui mettete il vostro segnapunto. Poi scendete 1 scusate, qua è il segnapunto perfetto. Questo è il petalo che noi non dobbiamo lavorare. Ma mettete un segnapunto proprio subito qui, prima di questo petalo. Stessa cosa farete dall'altra parte, ok? Quindi Scusate eh, perché si sta scaricando tutto. Allora, quindi praticamente qui abbiamo il nostro centro, sal centro, saltiamo questo petalo e mettiamo il nostro segnapunto da questa parte qui, ok? Bene. Fatto questo, noi ci ritroviamo di nuovo al tavolo per lavorare. Il davanti, eccolo qua. Quindi il davanti va bene se rimane così, cioè nel senso. Se io tiro il dietro, mi tira anche il davanti. Invece, così calza perfettamente. Aurora, cioè, ah, Aurora. ecco, ho scelto il nome: Aurora, calza perfettamente. Quindi il eh, davanti lo lavoriamo dopo. Adesso è, è già così: è perfetto. Eh? Già così è perfetto. Dobbiamo però preoccuparci che il nostro retro non mi tiri il davanti. Ok, qua. andiamo a lavorare. Eccoci qua. Dicevo allora, ragazze, non avete idea. Non avete idea di quante volte sono riuscita a disfare e ridisfare la parte che noi finalmente ho deciso che possa andare bene. E non avete idea quante volte l'ho disfatta, perché a me piace che venga in un determinato modo e non veniva, non veniva, non c'era verso, non c'era verso, ragazze, non c'era verso. Allora, sono riuscita a trovare un compromesso con i miei gusti. Praticamente ci siamo lasciate che abbiamo diviso, ok? Questa è la parte del dietro e questa è il centro, è il nostro centro. Benissimo. Seguitemi ragazze, voi seguitemi che arriveremo a un dunque. Allora, tenete conto di una cosa, abbiamo il lato della manica in questo caso sinistro e il lato della manica destra e dobbiamo mantenere però la parte avanti da questa Parte, ok, dalla parte in cui noi vediamo quindi noi con il lato sinistro partiremo per lavorare sul davanti. Partiremo da questa parte, facendo il lavoro che adesso vi faccio vedere con lato destro, questa parte. Quindi andiamo in qua e lavoriamo quindi il frontale. Ok, quindi tutto ciò che noi facciamo lo lavoriamo in frontale. Quando bisogna lavorare invece il lato, questo è il lato sinistro. Okay? Quando dobbiamo lavorare il lato destro, non possiamo lavorarlo in questa maniera perché se lo lavoriamo in questa maniera va a finire che poi lo lavoriamo a rovescio. E quindi dobbiamo lavorarlo in modo differente. Mi spiego in modo concreto da questa parte fino a quanto vi dirò dovremo fare delle maglie basse per poi proseguire. Con il nostro lavoro come abbiamo sempre fatto finora, ok, mentre nel lato destro, perché questo è il sinistro, dovremo lavorarlo al contrario, ma ve lo faccio vedere dopo. Intanto partiamo da questo, altrimenti vi confondo le idee. È semplicissimo e eh ragazze, sono solo io che dovendolo creare perché è facile no? guardare uno schema e dire ok faccio così perché è già stato fatto ma quando non è stato ancora fatto dover decidere hai in mente cosa vuoi fare lo metti sulla carta poi lo, lo, lo provi e vedi che non ti piace cavolo diventa è un disastro no perché non, non è quello allora devi studiarti altre cose per poter fare in modo che venga come vuoi tu ce l'ho fatta però Bisogna percorrere due strade differenti, dal destro al sinistro. Non sono riuscita a trovare il modo di farvelo fare nello stesso identico modo. I punti sono gli stessi, ma si parte in modo differente. Tutto qui. Allora, prendiamo il nostro filo a nuovo. Questo è la nostra, il nostro centro. Ok, voi lo vedete? Un ventaglio, due ventagli. Andiamo, questa dove c'è la maglia bassa è il nostro centro. Benissimo, noi iniziamo a partire qui. Che è praticamente il retro del nostro. Del nostro del, anzi, ho deciso come chiamarlo, l'avevo già detto. Mi è venuto fuori così. Aurora Aurora, lo chiamerò Aurora quindi del nostro Aurora. Allora partiamo da questa maglia bassa, prendiamo il nostro filo a nuovo, facciamo la nostra torsione, una maglia, una catenella. Entriamo dentro la maglia bassa e facciamo una maglia bassa ok? Allora adesso prendete il segnapunto che è quello l'ultimo che abbiamo e lo mettiamo qui per ricordarci che da qui siamo partite benissimo tiriamolo bene in modo tale che sia fissato ok Partiamo con le maglie basse, quindi ogni, eh, ogni maglia faremo una maglia bassa. Quindi siamo a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Questo lo possiamo togliere perché il centro si vede anche a occhio, quindi possiamo anche toglierlo. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20 ventuno, 22 ventitré, ventiquattro, venticinque. Solo un secondo che cont continuiamo. Ventisei. Fatto meglio. Ventisei, ventisette. Ventotto, ventinove, trenta, trentuno. Trentadue. E trentatré. Allora vediamo un po. sono 33 maglie basse che costituiscono la copertura del eccolo qua, 1, 2, 3, 4, 5 e arriviamo lì, perfetto, quindi siamo a 1, 2, 3, 4, ancora una Okay, ci siamo praticamente quello che stiamo facendo è la parte dello scollo, partendo, però abbiamo rubato un pochino del retro. Quindi, io l'ho già fatto da questa parte: l'importante è che voi più che contare perché io amo contare e va bene. Però dobbiamo fare in modo che siano gli stessi archetti coperti di. Maglie basse, quindi siamo partiti da questo: quindi 1, 2, 3, 4, 5, 5 archetti coperti da maglie basse 1, 2, 3, 4, 5 archetti coperti da maglie basse e quindi ci siamo. Poi, come vedete, partiamo con la nostra lavorazione classica. Quindi ricordate che 5 archetti devono essere ricoperti da maglie basse, ok? 5. Poi dopo, ovviamente, non stiamo neanche più a contarli perché come troviamo le maglie basse sappiamo che dobbiamo fare le maglie basse e quindi evviva viva! <ride> diventa, diventa molto più semplice. Allora, a questo punto, noi facciamo l'ultima maglia bassa che qui, perché così ci avviciniamo, tiriamo su. 2 catenelle perché facciamo finta che questa sia già una catenella, quindi questa diventa la nostra maglia alta. Una catenella come per farlo spazio, e questa è la nostra V-5 catenelle: 2, 3, 4 e 5. Andiamo nella maglia bassa e qui conosciamo tutti il lavoro che dobbiamo fare di nuovo. Maglia bassa e facciamo la nostra V di nuovo 5 catenelle e proseguiamo. Praticamente, noi proseguiamo per tutto il perimetro fino ad arrivare da questa parte. Ok, quindi. Dove noi siamo partiti ci ritroviamo qui, proseguite come abbiamo sempre fatto con lo, praticamente con lo stesso punto che abbiamo fatto fino adesso, ok? Bene ragazze, vedete siamo arrivati proprio dove siamo partiti, abbiamo fatto le nostre 5 catenelle e ci agganciamo proprio nella prima maglia bassa del giro con una maglia bassissima, ok? Togliamo un attimo il segnapunto immediatamente qui proprio dove dove ci siamo adesso eh, dove abbiamo bloccato il punto rientriamo e facciamo una maglia bassa riprendiamo il nostro segnapunto ok e facciamo tante maglie basse quante ne troviamo nel nostro giro quindi semplicemente una maglia bassa in ogni maglia bassa sottostante. Che fortuna che abbiamo ad avere questa passione per, per creare, per creare queste meraviglie con, con l'uncinetto o qualsiasi altra cosa, ma è, la, è proprio la passione del creare che mi... Che mi fa star bene io penso che sia la stessa cosa anche per voi sto proseguendo anche perché ragazze altrimenti non lo faremo no e <ride> perché amiamo veramente quest'arte e allora ci divertiamo a farlo altrimenti che senso avrebbe ma noi siamo quelle che indossiamo le cose uniche allora ci siamo quasi eh? ok volevo solo farvi vedere la partenza per poi farvi andare alla grande senza di me a parte che anche senza di me andate bene lo stesso vero ragazze allora. Vedete, sto facendo proprio una maglia bassa in ogni maglia bassa che abbiamo fatto nel primo giro. Eccoci, allora siamo arrivati al punto del della prima V. Quindi filo su, sull'uncinetto e facciamo le nostre sette maglie alte: 3, 4. 5 6 7 E facciamo il giro che abbiamo imparato a fare da sempre dall'inizio. Quindi continuiamo tutto il giro fino a ritrovarci di nuovo qui al segnapunto. Ok, siamo arrivati proprio all'inizio del giro. Noi abbiamo fatto la nostra maglia bassa, togliamo il segnapunto entriamo direttamente nella maglia bassa con una maglia bassissima rientriamo di nuovo dentro e facciamo la nostra maglia bassa riprendiamo il nostro segnapunto così da ricordarci che è qui che abbiamo iniziato ok e si ricomincia di nuovo il giro quindi ogni maglia bassa avrà una maglia bassa una maglia bassa in ogni maglia bassa sottostante che giro di parole dai ragazze forza che andiamo a fare aurora continuiamo così tutto il giro intanto rispondo al telefono ecco finite le nostre maglie basse ci ritroviamo dove c'è il ventaglietto e questa è la maglia bassa dove noi entreremo in questa maniera con prendendo il filo perché andiamo a fare una v quindi una maglia alta una catenella rientriamo una maglia alta 5 catenelle e di nuovo tutto il giro che sappiamo già fare che abbiamo sempre fatto di nuovo 5 catenelle E procediamo così fino ad arrivare dalla parte opposta fino a qui tutto il giro abbiamo terminato anche questo giro vedete che siamo di nuovo dall'altra parte quindi io ho fatto le 5 catenelle avevo bloccato allora le 5 catenelle vado qui nella maglia bassa e vado a fare l'altra V questa è l'ultima che farò. Adesso tolgo il mio segnapunto, entro nella maglia bassa, faccio la mia maglia bassa. Ok. Così so da dove sono partita. Ora facciamo tutte le maglie basse e andiamo a fare il nostro ultimo giro, ultimo giro. Abbiamo fatto tutte le maglie basse, quindi una maglia bassa su ogni maglia bassa che ci siamo trovati e ci ritroviamo con la nostra V, prendiamo il filo sull'uncinetto e iniziamo con le nostre sette maglie alte nella stessa V. Questa è la quarta, quinta, sesta, settima e chiudiamo nell'arco con una maglia bassa. Quindi praticamente andiamo a fare di nuovo lo stesso giro di petali che abbiamo sempre fatto e ci ritroviamo qui. Ok, quindi qui faremo le sette maglie alte. Qui, blocchiamo con una maglia bassa, 7 maglie alte, maglia bassa faremo gli angoli. Ok? Tutto il giro fino a ritrovarci di nuovo qui. Ecco che siamo arrivati all'ultima V prima no dell'inizio giro, quindi ne facciamo solo 5 2 4 e una 5 ci agganciamo questo lo possiamo togliere ci agganciamo definitivamente qui controlliamo di aver fatto tutti i giri per benino dobbiamo aver fatto due giri di petali e li abbiamo fatti due giri di petali la nostra bella forbicina ci dice che abbiamo finito questo lavoro tagliamo il filo E questa parte è finita. Adesso rimettiamo a posto tutto. Vi faccio vedere, ok. Allora, praticamente il giacchino l'abbiamo completato. Ora bisogna fare tutte le rifiniture. Quindi, quello che io vi dicevo, noi abbiamo fatto fino adesso insieme la parte del braccio sinistro. Ok, dovete fare ovviamente la stessa cosa. Dalla, dalla parte del braccio destro, ok. Questo qui: quello che io però vi dicevo è che non potete partire come siamo partiti col braccio sinistro perché altrimenti voi lavorate con non dalla parte dritta, ma dal rovescio. Quindi voi dovete fare la stessa cosa che abbiamo fatto, però partendo non con le maglie basse ma al contrario. Okay? Al contrario, comunque ho fatto anche il video, de, una parte di questo video solo per farvi vedere la partenza. Ok? E a quel punto voi sapete come dovete. Ma è identico, eh, ragazze. Non, non vi scoraggiate, non, non vi mettete nessun dubbio in testa perché è la stessa identica cosa, solo che anziché partire. Con i punti bassi si parte da questa parte, ma si finisce, si gira nello stesso identico modo, quindi state tranquille, state tranquilla che è la stessa identica cosa. Quello che adesso, invece, noi andiamo a fare ehm, è quello di unire quindi le due parti. Ma prima vi metto il video del braccio destro Ok, una piccola... Adesso che abbiamo praticamente definito qual è il nostro centro e da dove noi dobbiamo partire, noi abbiamo messo, vedete, l'ultimo segnapunto proprio qui ed è qui che noi partiremo da questa maglia bassa. Quindi possiamo togliere il nostro segnapunto e partiamo a nuovo filo, proseguendo il lavoro che abbiamo fatto fino adesso. Fissiamo il filo con una maglia bassissima, rientriamo di nuovo dentro e facciamo la nostra maglia bassa. Così almeno è bloccato di certo. Facciamone solo due catenelle per formare quindi una maglia alta, una catenella di separazione, rientriamo nello stesso punto basso e facciamo un'altra maglia alta. E abbiamo rifatto la nostra v 5 catenelle superiamo il nostro petalo e entriamo nella maglia bassa formando un'altra v e di nuovo 5 catenelle e proseguiamo così fino al nostro angolo Ok? Fino all'angolo. In corso d'opera poi ti vengono in mente tante cose e questo è il discorso di creare una cosa dal vivo, praticamente insieme a voi. Io lo sto portando avanti praticamente con voi come è successo con gli altri progetti. Quindi vi dico questo: ho pensato questo. Allora, stiamo lavorando con una cake. La cake è, è una cosa superba e lo state vedendo anche voi, a parte la morbidezza, ma poi i colori, cioè è, è proprio gioia, è veramente gioia lavorarlo. E però ha un però, il fatto che ha delle sfumature. Io vorrei che sia il giachino che venga completamente con la stessa sfumatura cioè che proceda dal chiaro all'oscuro viceversa comunque sia che proceda nello stesso modo se io lavoro solo dietro e non lavoro tutta l'altra parte questo non avverrà mi avverrà che dietro viene nella sfumatura giusta il davanti ovviamente io ho già mangiato una parte di sfumatura e di conseguenza mi verrà con una sfumatura più chiara ancora non mi piace, lo so, si potrebbe fare anche così, lo so, lo so, lo so, lo so, <ride> ma io ho pensato a un qualcosa di diverso. E se mi piace, seguitemi. Allora, praticamente io sarei arrivata all'angolo, quindi ho appena finito il dietro, ma procedo, procedo e in questa maniera allungo anche un pochino il giacchino. Quindi procediamo insieme per tutta la parte dietro. Sotto, scusatemi, sotto, la parte dietro l'abbiamo appena fatta partendo dal punto in cui, ci siamo in cui abbiamo detto di fermarci e di partire, ok? Quindi il dietro l'abbiamo fatto. Adesso procediamo con la parte sotto, ci troviamo nell'angolo dopo e vediamo come faremo il davanti. Sono sempre qui. <ride> Praticamente, ovviamente, l'angolo mi fate l'angolo, vero? cioè Era chiaro questo vero? Noi facciamo i 3 le 3 catenelle, ok. Abbiamo fatto la V3 catenelle. Ritorniamo dentro e facciamo di nuovo un'altra V, ovviamente. No, cioè era chiaro, lo so, lo so, era chiaro, però io preferisco ribadirlo. Ok, nell'angolo, ovviamente, noi continuiamo a fare il nostro angolo. Ecco adesso ci vediamo dopo. Bene, siamo arrivati all'altro angolo allora adesso siamo nella parte del davanti ok quindi sul seno per capirci ok parte proprio frontale allora e siamo qua, qui sull'angolo quindi praticamente dobbiamo unire i due retro e i due pezzi più che i due retro una cosa volevo dirvi ragazze allora quando ovviamente io non, non vi ho detto questo le due parti devono essere identiche ma identiche anche nei ventaglietti Ok, nel senso che adesso andiamo a contarli tutti, magari evitiamo di contare le punte e vediamo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Io ne ho 13, 13 ventaglietti per parte. Ovviamente devono essere appunto identici perché altrimenti. Eh, qualcosa non va ok abbiamo saltato un, un punto comunque sia qualcosa non va devono essere identiche le due parti ritroviamoci adesso per l'unione allora la cosa che dobbiamo fare è ovviamente portarci ad avere i due retro ok dove abbiamo fatto questa bordura sono appunto i due retro e quello che noi dobbiamo Fare e in continuare la lavorazione, è eh, praticamente quello che abbiamo fatto qui, ok, né più né meno. Quindi noi partiremo subito da questa parte qua. Prendiamo il filo a nuovo. Quindi il prendiamo, filo, lo facciamo passare una leggera torsione dietro, facciamo il nostro punto basso, rientriamo dentro e rifacciamo il nostro punto basso. Ok? Adesso solo due catenelle che così insieme allo, diciamo all'altezza del primo punto basso forma la nostra maglia alta, andiamo dall'altra parte proprio nello stesso punto, ok? Quindi proprio qui. E noi dall'altra parte abbiamo fatto quindi solo due catenelle ok dall'altra parte io faccio una maglia bassa riprendo il filo sull'uncinetto rientro di nuovo dalla parte verso di noi e faccio l'altra maglia alta ok semplicissimo adesso facciamo le nostre 5 catenelle quindi 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle, andiamo verso la nostra parte e facciamo una V però in questo modo. Una maglia alta, prendiamo il corrispettivo quindi praticamente quello dalla parte opposta, proprio nella maglia bassa, proprio qui, e andiamo a fare una maglia bassa filo sull'uncinetto, torniamo qui e facciamo una maglia alta, 5 catenelle, stessa cosa, entriamo in questo, bisogna poi affrancare tutti i fili, eh? Marina ha fatto finta di niente, ma tanto lo devo fare, entriamo nella maglia bassa e facciamo una maglia alta, andiamo dalla parte opposta nella maglia bassa, una maglia bassa filo sull'uncinetto, torniamo nella stessa maglia bassa e facciamo una maglia alta 5 catenelle. Di nuovo nella maglia bassa facciamo una maglia alta, andiamo dalla parte opposta, sempre nella maglia bassa, facciamo una maglia bassa filo sull'uncinetto ritorniamo indietro quindi dove c'era la maglia alta e facciamo una maglia alta 5 catenelle di nuovo una maglia alta andiamo dalla parte opposta cerchiamo la nostra prima maglia bassa che è qui una maglia bassa filo sull'uncinetto una maglia alta 5 catenelle una maglia alta nella maglia bassa una catenella andiamo nella maglia bassa subito di fronte facciamo una maglia bassa ritorniamo indietro una maglia alta Andiamo avanti così fino alla, guardatemi, ecco, <ride> parlavo da sola praticamente senza di voi. Allora vedete, qui sono le punte. Quindi ne saltiamo uno, due e tre. Ok, ci fermiamo proprio qui. Quindi tre non le lavoriamo. Arrivati, quindi abbiamo lasciato uno, due e tre petali. Li lasciamo. Abbiamo fatto l'ultimo. L'ultima vi, tagliamo il filo dai, ragazze! Che ce la siamo, ce l'abbiamo quasi fatta, facciamolo passare e lo blocchiamo. Bene, praticamente siamo arrivati alla fine, eh, ma non è finita. <ride> siamo arrivati alla fine o oh no, allora vi spiego. Ehm... Come vedete io ho voluto lasciarlo, adesso devo lavarlo, stirarlo, poi ve lo faccio vedere per bene finito. Eh, però ho pensato di volerlo vedere anche con un bottone, vediamo come magari sta meglio con un bottoncino anziché con una spilla o cose del genere. Quindi proviamo a vedere come viene con un bottone. Cerchio magico, prendiamo il filo. usate allora facciamo una catenella per bloccare e adesso facciamo 20 20 maglie basse 2 3 4 proviamo con 20 e 5 6 7 8 9, 10, vediamo un po', fermatevi un attimo a 10, mm. facciamone ancora 5, 1, 2, 3, 4 e 5 stringiamo l'anellino ora entriamo dentro il foro proprio in centro e facciamo maglie basse non contatele neanche dobbiamo coprire completamente la circonferenza quindi facciamo proprio uno strato di maglie basse passando al centro Molte di voi lo sapranno già fare questo bottoncino, quindi forse per voi è inutile. però lo faccio vedere per chi magari non lo sa ancora fare e vuole provarci. Ecco, siamo arrivati alla fine del giro. Come morbido questo filato! Rifacciamo un altro giro sempre passando dal centro. Riempiamo proprio tutto fino a tornare qui. Bene, continuiamo a fare tutti questi giri finché non arriviamo alla dimensione che noi desideriamo per il bottone. Eccoci allora alla fine cosa ho deciso? Ovviamente di non mettere nulla di quello che avevo pensato se non un nastrino, non cadere <ride> un nastrino di un cordino fatto appunto solo e semplicemente di catenelle. Cosa ho fatto? Sono ripartita praticamente dal punto in cui io volevo, ma decidete voi dove eh, volete partire e ho iniziato a fare una sfilza di catenelle lunghe quanto a me andavano bene, decidete voi come fare. Io non ho eliminato quel pezzo del video dove eh, vi mostravo come fare un bottone semplicissimo, già visto e rivisto, però magari c'è qualcuno di voi che non ha visto come si fa e magari può prendere spunto per fare un bottone per aurora aurora è finita è finita quindi abbiamo visto come fare eh, a fare le rifiniture ok quindi la parte sinistra inizia dalle maglie basse la parte destra iniziate dal dietro. Spero di essere stata chiara, ok? Spero di essere stata chiara. È semplice, è lo stesso identico lavoro, solo che si parte eh, la parte appunto sinistra, quindi braccio sinistro si parte dalle maglie basse come avete visto. Il braccio destro, invece, partite esattamente al contrario, iniziando dai ventaglietti o petali come dice Marina. Ok? Né più e né meno, allora facendo quel tipo di eh, rifinitura, eh, ecco come dicevano praticamente eh, la parte appunto sinistra si parte dalle maglie basse, la parte destra partite di qua e scendete giù, ritornate indietro e ricominciamo di nuovo da capo. Quindi praticamente si parte al contrario. Adesso ho vestito. Ecco, l'ho vestita male. E, questo è come dovrete ritrovarvi con il retro. Ok, questo è praticamente il vostro reto, retro. <ride> come detto, io ho voluto lasciarlo così aperto sotto e credetemi, sta benissimo. Proprio con una camicetta svolazzante che, eh, che passa da qua sotto, cioè che si intravede, eh, sta veramente bene. Però, volendo, possiamo chiuderla fino a proprio al punto qui ok per quanto riguarda le, eh, ta la taglia come la mia io ho una 44 ho utilizzato una cake per la parte sinistra una cake per la parte destra vi ho indicato la testa la sinistra comunque voi mi avete capito <ride> ragazze una cake se per caso andate oltre la 44 o se volete farla più lunga perché se volete farla più lunga basta semplicemente andare in giri di andata e di ritorno ok e voi fate crescere la vostra la lunghezza del, 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 del giacchino aurora se invece avete una taglia superiore alla 44 vi occorrono due lotti di cake due lotti di cake mi raccomando così utilizzerete a seconda della vostra taglia una cake e mezza o due cake da una parte una cake e mezza e due cake dall'altra utilizzando sempre il mio schema solo che io vi dirò appunto quando c'è avete già visto no quando si può andare avanti voi continuate a crescere quindi a fare più giri in modo tale da arrivare alla vostra taglia provando sempre la vostra metà Prima di cucire, ok? Cucire che poi in realtà non l'abbiamo cucito, sapete che io cerco di cucire il meno possibile, quindi spero davvero che eh, di essere stata chiara e che vi, sei, vi sia piaciuto visto che mi avete lasciato tantissimi commenti, io sono felicissima di questo perché veramente qui dentro c'è il mio cuore, cioè proprio è, è veramente come volevo farla. Ci ho messo un po' a disfare dis, ridisfare perché sembra semplice, no? Però poi alla fine ti ritrovi con no, così non mi piace, magari lo farei così e via dicendo. E quindi invece poi alla fine ho scelto la strada, questo tipo di strada e spero che piaccia anche a voi e incominciare ad entrarvi in questa strada per farmi vedere i vostri Aurora perché molte di voi hanno già iniziato, sono nel gruppo, iniziano a farmi vedere i primi progetti e sono tutti meravigliosi i colori, tutti, perché ovviamente le cake ci sono di varie tonalità, ok? E quindi eh, molte hanno scelto altre tinte, più tenui, più accese, ma sono tutte bellissime le aurora. Io ragazze vi ringrazio tanto, ma proprio tanto tanto. Che paura! non vi spaventate sono io allora innanzitutto beh, lei è la protagonista e non io però volevo mandarvi un bacio ragazze per ringraziarvi di tutto quello che state facendo per me grazie di vero cuore spero che lei vi sia piaciuta spero di essere stata chiara io a spiegarvi Aurora, certi passaggi sono stati un po' brigosi, mi ha fatto un po' arrabbiare, ma adesso che sappiamo come si fa è semplicissimo, giusto? E quindi io di questi Aurora ne farò molti altri, perché voglio utilizzare molti altri colori e visto e considerato che si può fare eh, estivo, si può fare anche invernale, perché no? Perché no invernale? Immaginate un'Aurora invernale con la manica un po' più lunga, sarebbe carinissimo secondo me tante idee tante idee ragazze allora ragazze veramente grazie per quanto state facendo per me le iscrizioni sul canale sono veramente deliziata da, da quanto voi volete seguirmi e dai vostri messaggi credetemi ogni volta che vi leggo mi emozionate sul serio ve lo dico mi emozionate quindi grazie di quello e grazie anche per, per perché vedo che appunto venite anche a trovarmi nel, nel nostro gruppetto, piccolino, piccolino però c'è, cioè, e lì ci sono tutte le discussioni su quello che stiamo facendo, sulle nuove proposte e tante tante altre cose, quindi come al solito vi stringo forte a me e un bacio a una per una.